Buongiorno a tutti, benvenuti in Canavese. In realtà, ecco, il saluto, mi sono subito posto il dubbio di come farlo, perché darvi il benvenuto in Canavese, siamo tutti canavesani, quindi stiamo un po' cambiando il paradigma, non siamo a San Giorgio, l'interesse è di darci un saluto tra persone che ambisco a definire amici per l'attività che ci potrà vedere coinvolti insieme all'agenzia e a tutti i partner di questa nuova e importante iniziativa insieme. E amici lo dico anche perché penso che il primo presupposto fondamentale per cambiare il paradigma sia quello di riconoscerci tutti in una stessa famiglia canavesana e iniziare realmente a condividere con semplicità le ciascune esperienze, iniziative con uno spirito comune. Io ringrazio naturalmente tutti i presenti, non faccio singolarmente, voglio dire, i ringraziamenti perché sarebbe infinito, ma ugualmente ed in modo, diciamo, equo a tutti il mio saluto. In particolare il ringraziamento lo rivolgo a Fabrizio Gea per l'impegno e la determinazione che gli ho visto praticare in questi mesi, in questi anni con questa nuova iniziativa. Ringrazio tutto il consiglio direttivo e anche l'opportunità di avermi concesso un ruolo nel consiglio di indirizzo come delegato al coinvolgimento istituzionale. Io chiesi in origine, ecco, a Fabrizio un confronto per capire dove avrei potuto dare un minimo contributo, ma secondo la personalità che mi contraddistingue. E devo dire che quella del coinvolgimento istituzionale, che rappresenta sostanzialmente il dialogo non solo con gli enti, ma soprattutto con le persone e le associazioni, mi trova particolarmente a mio agio. E l'altro è quello appunto del cambio di paradigma. Poteva benissimo l'agenzia scegliere di fare questo evento nel castello di San Giorgio del Salone e invece ci hanno messo in cantina. Però diciamo, lo ringrazio anche per questo, perché è bello poter immaginare che i cambiamenti possono essere opportunità. E l'agenzia secondo me è una novità, ma in particolare è una strategica opportunità per il territorio. Il Consiglio e tutta l'Assemblea e tutti gli organi che partecipano a questa iniziativa li ritengo strategici e fondamentali. Era un tassello mancante, era un tassello che era molto difficile riuscire a creare, ma ci siete riusciti e a voi va tutta la mia gratitudine come cittadino di questo territorio. In particolare sul titolo, ve lo voglio ripetere, prospettive per il canavese, progettualità e dialogo. Fortunatamente partiamo da queste assemblee con dei progetti, azioni concrete che ci vedono praticare un'azione di miglioramento del territorio con atti. Normalmente qui a San Giorgio avviene dopo i primi 3/4 d'ora che ho iniziato a parlare. Cercano di sabotarmi, ma partono dai 3/4 d'ora in avanti. Adesso abbiamo un po' di cibo. Nello specifico sono lieto di fare i saluti di casa, in particolare come membro del consiglio direttivo e nel mio ruolo, che mi ha consentito in questi primi mesi di poter iniziare ad agire su delle prospettive progettuali che sono sostanzialmente due. La prima è quella di ascolto, l'attività di comunicazione e ascolto che l'agenzia vuole mettere in campo attraverso il coinvolgimento delle associazioni, della cittadinanza tutta, e che penso che sia un valore fondamentale per far nascere i progetti dal basso, cosa in cui credo fortemente. E immagino che il tempo ci darà ragione, perché il tempo è fondamentale in queste iniziative. L'altra è quella di poter aiutare allo sviluppo di un brand condiviso
del canavese legato alla toponomastica e alla individuazione di una toponomastica che dagli accessi al territorio incominci a declinare con chiarezza all'avventore, a colui che entra nel nostro territorio, dove sta arrivando con un design unitario, sfruttando fortunatamente in questo caso iniziative già in atto da comuni più ambiziosi o virtuosi, come in questo caso posso citare la città di Ivrea, con la quale vogliamo dialogare per estendere progettualità già esistenti ed estenderle in sintonia a tutto il territorio. Detto questo, lascio la parola a Simona, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon pomeriggio. Grazie. Grazie Andrea. A questo punto cedo la parola al Presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo del Canavese, Fabrizio Gea, per la sua relazione. Sala bella, che colpo d'occhio bellissimo. Beh, buongiorno a tutti, ovviamente è la prima volta che posso darvi il benvenuto all'evento annuale dell'Agenzia per lo Sviluppo del Canavese. Ringrazio Andrea per le sue parole, ringrazio Andrea per la sua cortesia, ringrazio per essere padroni di casa oggi. Do il benvenuto a tutti i nostri soci, agli esponenti di tutti gli enti, le istituzioni del Canavese e ai rappresentanti degli altri territori che sono presenti in sala. Grazie per aver voluto condividere con noi questo momento. Ecco, quello di oggi è proprio un altro segno verso l'unità di una comunità e l'identità di un territorio. E proprio anche la scelta di questa sala, come hai detto Andrea prima, raccolta, no, di questo castello, è stata fatta proprio per dare il senso di una comunità che si ritrova, e quindi una sala dove la natura, il paesaggio, i monti, i laghi, le colline, la campagna creano proprio i limiti di una comunità. Ecco, noi crediamo che spetti a ognuno di noi lavorare perché gli slanci delle tante persone che si impegnano ogni giorno su questo territorio si possano armonizzare in una coralità sentita. Abbiamo usato altre volte questo termine, ma ci teniamo molto. Pensiamo che il termine coralità renda l'idea di ciò che significa lavorare e costruire insieme. È un obiettivo nobile secondo noi, in cui credere, per cui impegnarci, ed è quello che tante persone che sono qui oggi fanno ogni giorno con le loro azioni e con la loro vita. In questi anni il nostro impegno è stato quello di lavorare per la crescita e lo sviluppo del Canavese attraverso l'ascolto e la relazione con la comunità e la creazione di un modello di dialogo inclusivo tra tutti gli attori economici e politici. È stato un percorso lungo, condiviso, partecipato, per far sì che si realizzassero unità di intenti e di azioni tra tutti i portatori di interesse del territorio. Ed è stato un percorso che ha visto prima la realizzazione di una fase strategica fatta di analisi, studi e ricerche, denominata Strategia per il Canavese, poi l'attuazione di una fase operativa e progettuale chiamata Piano di Sviluppo del Canavese, e infine la creazione di un soggetto partecipato dal pubblico e dal privato, che è oggi l'Agenzia per lo Sviluppo del Canavese. Se un territorio vuole essere attrattivo, deve avere sì le infrastrutture, ma anche la coesione sociale, la qualità della vita, lo spirito di comunità. E se vuole vincere questa sfida, deve saper lavorare in rete, fare sistema parlando con una voce sola, come preferiamo dire, con un gioco di squadra tra tutti i soggetti pubblici e privati. Ecco perché abbiamo voluto la pubblicazione che verrà presentata oggi
dove 158 comuni, quasi 400.000 abitanti, le loro rappresentanze datoriali, i loro sindacati sono uniti in una coralità che restituisce la fotografia di una visione unitaria del canadese. E mi collego a quello che diceva Andrea prima, pensate che bello se per l'anno prossimo riuscissimo a fare una pubblicazione con tutte le associazioni del canadese, con tutte le associazioni che rappresentano tutte le persone belle che ogni giorno si impegnano sulle comunità e per il nostro territorio. Ed ecco perché dopo la sua costituzione l'Agenzia si è dotata degli organi interni decisionali operativi, sono state create le commissioni per gli assi tematici e si è iniziato a lavorare con gli enti e le istituzioni che possono aiutare il territorio nel realizzare i progetti. Due tipologie di progetti e due diversi piani di realizzazione. Da una parte i progetti che nascono dal lavoro delle commissioni con tempi di realizzazione più brevi, dall'altra parte i progetti di sistema che possono incidere in profondità sul territorio ma che, data la complessità, hanno obbligatoriamente dei tempi di realizzazione più lunghi. Ecco, questa modalità di lavoro, questo metodo è il mandato che in questo biennio il Consiglio dell'Agenzia si è dato. E un progetto di sistema su cui si lavorerà nei prossimi mesi e che riteniamo importante per il futuro del territorio è proprio il piano di valorizzazione, promozione e comunicazione del canadese. Un piano che valorizzi il territorio mediante un brand riconoscibile facilmente, sia elemento di comunicazione verso l'esterno, verso nuovi investitori interessati o potenziali turisti da attrarre, e elemento di consapevolezza verso l'interno, per rafforzare il senso di appartenenza e la conoscenza del canadese da parte dei suoi cittadini. Un piano composto di azioni concrete, tra le quali un piano di marketing territoriale per valorizzare e dare un'immagine alle nostre risorse, un piano di cartellonistica di benvenuto per intercettare i flussi di transito e fornire un'identità territoriale, l'organizzazione di pochi eventi di grande rilievo con un forte impatto mediatico per cambiare la percezione del territorio al di fuori dei nostri confini, un piano di formazione degli operatori, eccetera. Oggi vi presentiamo invece due progetti nati dall'ascolto del territorio nel percorso del piano di sviluppo e poi considerati degni di realizzazione dalle commissioni dell'Agenzia. La piattaforma di geolocalizzazione delle attività produttive del canadese, per la quale mi permetto un ringraziamento particolare a Banca Sella e al suo presidente Maurizio Sella, che mi ha permesso lo sviluppo tramite UDIT di Sella Lab, e il progetto di valorizzazione dei prodotti di territorio, che è un esempio di collaborazione tra categorie produttive diverse ed è un mezzo per porre l'evidenza sulle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Inoltre, un territorio non può rimanere in una visione di comunità gioiosa, rinserrata però con nostalgia su se stessa, ma deve essere aperto in uno spazio di posizione e di collaborazione con altri territori, sapendosi confrontare e lavorare insieme. Con l'Agenzia abbiamo cercato di cambiare in modo proattivo il paradigma dei singoli soggetti economici e istituzionali, portando ad avere il loro coinvolgimento in un organismo complesso, snodo di strategie e di azioni comuni. Ed ecco, lo scopo di questa giornata è proprio quello di confrontarci con altri territori che le nostre analisi ci hanno consegnato come riferimenti a cui ispirarci, per ascoltare le loro esperienze, la loro storia, allo scopo di accrescere la consapevolezza degli appartenenti dell'Agenzia sulla visione e sugli obiettivi del percorso che il canadese sta facendo. Ecco, questa è la nostra voglia, il nostro coraggio e la nostra passione. Le idee, i progetti, gli obiettivi ai quali ci siamo dedicati continueranno a crescere e ad essere cuore pulsante di questa Agenzia
e ad essi se ne aggiungeranno altri ancora più importanti che avranno sempre come stella polare il bene del nostro territorio. Prima di terminare vorrei dire grazie al mio consiglio direttivo e al comitato di indirizzo per la comunanza che caratterizza il nostro stare insieme. Grazie ai presidenti della Commissione Industria Nicola Ziano, della Commissione Infrastrutture Luigi Ricca, che anche oggi pomeriggio è in regione per le nostre infrastrutture, che ci raggiungerà più tardi, della Commissione Formazione Stefano Zortan e della Commissione Turismo Marco Succio per il loro instancabile lavoro quotidiano. Grazie alla coordinatrice Simona Battaglino per il supporto costante e continuativo che riceviamo in ogni giorno del nostro mandato. Grazie a tutte le persone che in questi mesi hanno contribuito e messo le loro energie a disposizione della nascita e dello sviluppo dell'Agenzia, perché solo il vostro amore e la vostra passione per il canadese la fanno vivere e crescere ogni giorno. E grazie a tutti voi per essere stati qui oggi. Grazie. Ringrazio Fabrizio. Come dico sempre io, un'idea si trasforma in un progetto grazie al lavoro delle persone e grazie anche a chi ci aiuta a sostenerlo. E quindi devo dire che i progetti che adesso andremo a presentarvi nascono grazie alla collaborazione di tutte le datoriali, dei sindacati e dei sindaci che instancabilmente lavorano a questi progetti. A Fondazione CRT, Fondazione Banca Popolare di Novara, Banca Sella, i soci sostenitori che sono gli imprenditori che possono supportarci su progetti puntuali, Camera di Commercio, Città Metropolitana, Regione Piemonte, Cassa Depositi e Prestiti, il Politecnico di Torino e in ultimo il Bioindustri Park, che oggi è la sede dell'Agenzia per lo Sviluppo del Canavese. Veramente un grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato nella progettazione e nello sviluppo di questi progetti. Questo evento è il quarto evento pubblico che quest'anno l'Agenzia propone in canavese. Siamo partiti il 18 marzo con una conferenza stampa sulle infrastrutture del canavese, proprio per capire quali erano le priorità. Abbiamo continuato il 3 maggio nell'ambito dei temi del turismo e dello sport con la presentazione delle due tappe del Giro d'Italia, quella di Ivrea e di Ceresole presso il castello di Parella. E il 20 maggio ancora infrastrutture parlando della banda larga, della situazione della banda larga in canavese. Oggi le tematiche che andremo a trattare riguardano principalmente la commissione industria e attività di sviluppo. E partiamo con il primo progetto che è quello della piattaforma, la PAC, chiamata così, che è la piattaforma delle attività canavesane. Per parlarvi della PAC chiamo Cristina Ghiringhello, direttore di Confindustria Canavese, e Gudit Pietro Perona, che si è occupato dello sviluppo. Grazie Simona, buongiorno a tutti. Sì, beh, molti di voi conoscono il progetto già dalla fase embrionale perché insomma sono un po' di anni, non così tanti, che stiamo lavorando su questa piattaforma che nasce proprio dall'esigenza del territorio di mappare l'esistente. Quindi parlando di sviluppo di tutte le attività produttive del canavese, nei vari tavoli che abbiamo organizzato insomma negli ultimi 2 anni, la prima domanda era: vediamo quello che c'è, perché poi prima di andare a inserire altre attività capiamo anche quanta capienza c'è già oggi sui vari settori. Questo poi può essere utile ovviamente per tantissime indagini, ricerche, promozioni, quindi noi partivamo da un'analisi, da una necessità proprio di indagine, quindi capire l'esistente. Per fare questo ovviamente ci sono già strumenti diversificati, ma nessuno di questi fino ad oggi si parlava, e quindi si trattava di andare a vedere su realtà diverse, facendo ricerche veramente molto complicate, dove c'era che cosa, perché poi appunto come è già stato detto il canavese è un territorio molto ampio,
non ha un'unità amministrativa unica e quindi poi dipende sempre da tutti i tipi di database che si vanno a indagare. Grazie al sostegno di Banca Sella e grazie alle competenze di una realtà che è insediata nel Sella Lab, che è appunto Qudit, abbiamo avuto l'opportunità di portare avanti questo progetto e sicuramente dobbiamo ringraziare molto anche la Camera di Commercio di Torino per averci fornito tutti i dati che sono appunto dati camerali, quindi l'aggregato di tutti i codici e tutte le attività produttive dei comuni del canavese. Noi abbiamo sviluppato, loro hanno sviluppato, io personalmente dal punto di vista di sviluppo informatico. Quindi abbiamo portato avanti questo progetto, oggi siamo in grado di farvi vedere una demo molto avanzata, perché non è più una demo, insomma è una piattaforma attiva o attivabile, ovviamente è la prima uscita pubblica della piattaforma, quindi ad oggi non è ancora utilizzabile o usufruibile. Abbiamo per una questione proprio di enorme quantità di dati, abbiamo fatto una scelta di campo a priori proprio solo per farvela vedere oggi, per cui ci sono tutte le realtà che hanno più di 5 dipendenti, che sono già però 4.000 campi, sono un numero simile, e poi ovviamente questo verrà implementato con tantissimi altri codici, che insomma superano i 30.000, per andare a coprire veramente qualsiasi tipo di realtà appunto, che è iscritta a Camera di Commercio, quindi realtà comunque produttiva, manifatturiera, agricola, commercio, insomma tutte le attività che vengono ovviamente raggruppate con qualsiasi tipo di ragione sociale. Io passerei la parola a te, Pietro, per vedere la parte dopo dimostrativa, che è sicuramente quella più interessante. Buonasera a tutti, beh, innanzitutto ringrazio l'agenzia per averci invitati qui oggi. Sicuramente per noi è un onore, perché riuscire a lavorare per un territorio che diciamo, si impegna in modo forte per costruire uno strumento come quello che siamo andati a sviluppare e quello che implementeremo è qualcosa di molto soddisfacente sicuramente nel nostro ambito. Dall'altra parte è una sfida anche interessante, perché appunto come diceva Cristina, oggi vediamo 4.000 campi circa, in realtà arriveremo circa a 30-40.000 imprese e servizi all'interno della piattaforma. Quello che vediamo oggi è un applicativo, parlando in modo tecnico, è un'applicazione web, quindi in realtà è un sistema che gira totalmente online ed è in grado di essere fruibile ovunque, quindi mobile, quindi dal telefono, da uno smartphone, da un tablet, in qualsiasi luogo. Questo diciamo che è un vantaggio perché ovviamente in qualsiasi modo è raggiungibile la piattaforma e navigabile da parte degli utenti. Appunto, essendo sul web, l'applicativo è un sito web, parte da quello che è una pagina web semplicemente navigabile e va a integrare principalmente una cosa che noi usiamo quasi tutti i giorni, che sono le mappe di Google. Le mappe di Google in realtà sono un servizio anche molto più complesso di quello che è il navigatore classico che noi utilizziamo tutti i giorni sullo smartphone, e permettono di appunto sviluppare dei sistemi molto molto più profondi. In questo momento vediamo tutta la zona del canavese principalmente, e vediamo queste 4.000 imprese nidificate. Per una questione di comodità abbiamo classificato in 5-6 tipologie diverse, con 5-6 colori diverse, le tipologie di queste imprese. Da qui siamo in grado quindi di vedere, vabbè, una differenziazione delle imprese tramite i colori, tramite questi marker. Alla destra vediamo una sezione dedicata a quella che è la ricerca, e poi vedremo come funziona, e poi vediamo in basso tutti i risultati, quindi questa zona qua dove sto in questo momento muovendomi appunto sono i risultati. In questo momento la mappa è al minimo dello zoom, quindi vediamo tutto il territorio, e di conseguenza in questo momento stiamo potenzialmente vedendo tutte le 4.000 imprese che in questo momento sono all'interno della piattaforma. Da qui ci iniziamo a muovere, l'utente si muove e può fare delle scelte. Un esempio potrebbe essere quello di dire, ok, benissimo, io voglio cercare innanzitutto le imprese ad Ivrea, quindi vado sulla città di Ivrea, seleziono la città di Ivrea, ok, mi chiedo scusa, potrebbe esserci magari un po' di ritardo, ok. Una volta che ho selezionato la città, posso fare una ricerca solo ed esclusivamente nella città, quindi vi lascio un attimo di tempo, lui mi restituirà un risultato. Con un po' di pazienza, perché internet lo stiamo mettendo parecchio alla prova. Okay.
siamo nella città di Ivrea. In questo momento io, per comodità, ho attivato un filtro, ovvero ho deciso di vedere solo ed esclusivamente le aziende agricole. Questo in realtà può essere multiplo, ovvero posso dire benissimo, oltre alle aziende agricole voglio vedere tutte le aziende di commercio, riattivo il filtro e si aggiungono quelle che sono le imprese del commercio. Queste imprese sono tutte, anche in questo caso, referenziate, quindi se io decido di zoomare nello specifico su un'impresa, fare clic su questa impresa, avrò una serie di dati. In questo momento, ovviamente, per la presentazione, per rendere snella la presentazione, visualizziamo solamente il nome dell'impresa e partita IVA e codice fiscale. In realtà, in futuro, questa potrà contenere una base di dati, che sarà quella poi che avremo all'interno di dati che ci vengono forniti, e potrà crescere nel tempo, quindi si potrà andare poi a integrare tutta una parte di dati. Da qua, in realtà, possiamo andare ancora più in profondità, perché in questo momento abbiamo fatto una ricerca generica, però potremmo scegliere di fare una ricerca su una specifica azienda, ad esempio vedere tutte le sedi che ha un'impresa su questo territorio, quindi faccio una ricerca per nome. In questo momento mi viene più semplice fare una ricerca ovviamente su Sella. Se io faccio una ricerca come Sella, ovviamente elimino i filtri, perché in questo momento io ho filtrato le categorie commercio e agricolo, quindi ovviamente non rientra sicuramente quello che è la banca. Faccio una ricerca in questo modo e in questo momento abbiamo solo un record salvato in questi 4.000 che è Banca Patrimoni, e mi restituisce appunto come risultato la banca, dandomi anche la sua location, quindi mi porta direttamente alla, me la localizza immediatamente e poi mi mostra appunto tutti quelli che sono i dati. Da qui ovviamente è l'utente che poi si sente libero di cercare e fare la ricerca al meglio, ovvero attivando quelli che sono i filtri, quindi attivando poi per categoria di impresa, per tipologia, per città, e la stessa cosa la può fare senza utilizzare la sezione a destra, ma navigando la mappa fisicamente. Quindi io in questo momento svuoto i risultati, siamo di nuovo sulla zona di Ivrea, posso decidere di muovermi, dando tempo appunto alla mappa di caricare, mi muovo e vado a visualizzare nel territorio tutto quello che mi interessa. Mi muovo con lo zoom, vado all'interno, posso allargare lo zoom e andare all'interno, visualizzare potenzialmente qualsiasi azienda che è all'interno di quella che è la mia schermata. Quindi diciamo che come sistema si basa sulla georeferenziazione, quindi tutte le imprese che stanno all'interno avranno delle coordinate e saranno poi sviluppate all'interno della mappa. Questa è la base del sistema. Altro che gira intorno alla piattaforma, in realtà appunto c'è una parte istituzionale dove ci sono alcune righe su quello che è il progetto, una parte dedicata ai partner e una parte dedicata alla comunicazione per l'agenzia. Tutto qui. Grazie. Qualche domanda sulla piattaforma? Curiosità, domande, proposte? Fra poco tempo sarà online, stiamo rifacendo anche tutta la parte sito e agenzie, quindi ne approfitteremo poi per rendere tutto quanto agibile e usufruibile online. Grazie. Simona, ripasso la parola a te. Grazie. Adesso arriviamo proprio al progetto prodotto in canavese. Per presentare il progetto chiamo Nicola Ziano, presidente della nostra commissione Industria, Attività e Sviluppo, e Sergio Toss, Confagricoltura. Buongiorno a tutti, partiamo con il progetto prodotto in canavese. E come vedete dal logo, qualcuno di voi magari può ricordarsi che questo logo nasce in realtà da un'associazione che si chiamava Marchio del Canavese, da cui l'agenzia deriva, e in realtà l'agenzia ha proprio preso in sé e sta rendendo operative tutte quelle che erano già le istanze che in canavese c'erano già da parecchi anni. Quindi il fatto che il canavese
si riconoscesse già come un'entità a sé era già una cosa insomma, che era già presente da diversi anni. E quindi noi abbiamo mantenuto il logo canavese scritto in questo modo, che all'epoca era già stato scelto tra una serie di loghi dallo studio Porta di Torino, e che aveva scelto appunto questo logo che rappresentava già in sé un po' le caratteristiche del canavese. Se voi vedete ci sono insomma i vari colori, ci sono i castelli che insomma le nostre caratteristiche storiche e culturali, c'è un ingranaggio perché la meccanica in canavese è molto importante, c'è l'uva e ci sono insomma c'è il cielo blu, gli uccelli sui laghi, insomma c'è tutte le caratteristiche principali che a colpo d'occhio insomma identificano il canavese. Noi però vogliamo renderlo operativo e quindi all'interno della nostra agenzia, essendo presenti tutte le associazioni datoriali, quindi Confindustria, la CNA, Confagricoltura, che rappresenta tutto il comparto agricolo, Confcommercio, l'ASCOM come rappresentante del commercio, Confcooperative. Quindi ci siamo chiesti quali erano le cose che potevamo fare praticamente e anche in un tempo ragionevolmente breve per fare in modo che i prodotti canavesani venissero evidenziati in un modo nuovo e anche in un modo diciamo più grande rispetto a quello che succede oggi. Perché il problema delle imprese generalmente diciamo che si dedicano ai prodotti enogastronomici è che sono imprese piuttosto piccole, ce ne sono molte, e quindi rispetto a un'impresa strutturata che ha anche una capacità in sé di promuovere il proprio prodotto in modo commerciale, le imprese piccole hanno molto meno questa capacità. E quindi il territorio si è fatto carico di rappresentare lui, cioè l'agenzia si fa un po' anche questo aspetto, rappresentare la parte commerciale di tutti i produttori più piccoli che da soli non possono farlo. E quindi insomma, se Maometto non va alla montagna, la montagna deve andare a Maometto. Ecco. In questo senso abbiamo, su sollecitazione di Sergio in primis e poi di tutte le altre associazioni del comparto agricolo, quindi Coldiretti e CIA, abbiamo detto come mai non riusciamo a valorizzare le aziende che producono in canavese, come possiamo fare? E quindi abbiamo detto utilizziamo questo marchio che era già appunto dell'associazione Marchio, che adesso è confluita nell'agenzia, e individuiamo delle imprese che abbiano delle caratteristiche, diciamo, canavesane DOC, anche perché noi dal punto di vista della qualità, naturalmente non abbiamo la capacità di dare una certificazione di qualità in un certo modo. Poi in ogni caso ne esistono anche molte, anche di certificazione di qualità di eccellenza, ma noi vogliamo proprio individuare le imprese che abbiano una caratteristica, diciamo, canavesana, sia come naturalmente sede dell'impresa, ma poi soprattutto come produzione di materie prime in canavese e la trasformazione della maggior parte del prodotto eseguita in canavese. Quindi abbiamo individuato un primo disciplinare, che adesso vi farò vedere, e dei primi prodotti. Allora, questi sono i primi prodotti da cui siamo partiti, che sono appunto cereali e loro derivati, farine, pane, biscotti, latte e derivati, latte naturalmente da bovini allevati in canavese, carni, salumi, idem come sopra, la frutta, gli aceti, di vino, di mele e di miele, gli allevamenti ittici e gli cicori, l'olio, il miele, gli infusi distillati, le tisane e naturalmente il vino. Ecco, abbiamo iniziato a spargere un po' la voce e abbiamo avuto subito una grande risposta. Infatti alla fine della parte di discussione con gli altri territori avrete modo di gustare già in prima
assoluta i prodotti che vedrete nella foresteria, che sono i primi produttori che hanno aderito al progetto. Devo dire la verità, molti altri ci stanno chiedendo di aderire al progetto, quindi riceviamo telefonate, e c'è un interesse particolare, perché insomma tutte le aziende naturalmente hanno in sé la voglia e assolutamente l'ambizione di far crescere il loro prodotto e quindi far crescere la platea a cui si dirige. Quindi ci sarà, adesso vi faccio vedere anche l'elenco di tutti i produttori che ritroverete nella foresteria. Eccoli qua. Allora, avremo l'agriturismo Cascina Gaio, le cantine Trivea, Biocolture Banchette, l'azienda agricola Mottafrè di Quincinetto, l'azienda agricola Cordera Tiziana di Vische, le due cantine principali, insomma, del Canavese, che sono la cantina della Serra di Piderone e la cooperativa produttore di erbaluce di Caluso, l'azienda agricola Terre Sparse di Chiaverano, la cascina Maltese di Borgiallo, la cascina Buonasera di Cascinette, l'azienda agricola Franco Andrea di Bollengo, l'altra azienda agricola Cordera Fabio di Strambino, l'azienda agricola Bagnottario di Ivrea, l'apicoltura Le Querce di Azeglio, l'Umacca Precisa di Bosconero, la gelateria artigianale alla Modarea di San Martino, l'azienda agricola Oscar di Ardiano, l'azienda agricola Glarei Massimo di Montaltodora e la gastronomia Costa Serra di San Giorgio, che è il primo punto vendita dei prodotti in Canavese. Quindi abbiamo cercato di riunire i produttori in modo abbastanza che fossero rappresentati un po' tutti i prodotti principali, almeno in questa prima fase, e quindi insomma io spero che gusterete senz'altro i prodotti e naturalmente potete anche capire che questo tipo di progetto può essere anche ampliato su tutta un'altra serie di settori. Mi viene in mente ad esempio l'artigianato, oppure delle eccellenze, oppure dei settori particolari che in Canavese possono avere un certo tipo di riscontro, e anche fare in modo che insomma le persone da altre parti, sia del Piemonte che d'Italia e anche possibilmente anche dall'estero, riuscendo ad avere degli eventi magari organizzati e anche in modo itinerante per le varie città di Ivrea, magari annuali, possono creare un punto di ritrovo importante e riconoscibile per il territorio canavesano. Volevo concludere il mio intervento proprio partendo dal marchio del Canavese. Vorrei qui ricordare una persona che è scomparsa da poco, che ha fatto molto insomma per il marchio, che è Silvana Neri. Silvana Neri, senz'altro molti di voi la conoscevano, e insomma è stata una persona storica della CNA e poi ultimamente anche di Confindustria, ha avuto diversi incarichi e poi ha avuto per diversi anni la presidenza del marchio del Canavese. Quindi un applauso. Grazie. Passo la parola a Sergio, che è stato uno dei promotori di questa iniziativa, che vi dirà la sua esperienza. Innanzitutto voglio ringraziare i produttori che hanno creduto a questa prima prova. Questa mia idea di territorio è data anche dalla necessità di mettere in collaborazione la voglia degli abitanti del Canavese di cercare qualcosa di buono da mangiare, qualcosa di tracciabile. Quindi di produttori che lavorino onestamente e seriamente in Canavese ce ne sono abbastanza, e non abbiamo fatto null'altro che mettere in collaborazione la necessità delle aziende di darsi visibilità e il consumatore di poter scegliere un qualcosa che nasce sulla sua terra. Questa cosa qua potrebbe essere, come dicevo bene Nicola prima, anche una buona vetrina per il nostro territorio, perché
quando andiamo in giro a portare qualcosa di canavesano è la cosa migliore che si possa fare per poter trasmettere il nostro territorio, perché si porta cultura, si porta storia, si porta tradizione. E quindi io prima di tutto ringraziare queste aziende pilota, spero che queste aziende pilota possano aprire la strada a molti altri, perché di aziende con queste caratteristiche in canavese ce ne sono moltissime. Grazie di tutto. L'obiettivo dell'agenzia, si può ben vedere, quello di cercare di far sistema, fino ai primi passi, fino agli studi, fino ai percorsi partecipati. Quindi, oltre al prodotto in canavese per far sistema fra le aziende, abbiamo pensato ad una prima pubblicazione che è stata consegnata all'entrata, proprio per raccontare, per fare una fotografia di quello che è il nostro canavese, dove sono rappresentati i comuni, le datoriali e i sindacati con le loro sedi sul territorio. Per la pubblicazione chiamo a raccontarcela proprio l'editore Gianpaolo Berga di Atene del Canavese. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuti in San Giorgio, benvenuti in questo castello del secolo XII-XIII, che è una delle modalità di rappresentare quello che è un po' il nostro territorio. Ringrazio l'agenzia quando mi ha chiesto di poter contribuire, di poter partecipare alla valorizzazione del territorio attraverso questa pubblicazione che vi è stata consegnata all'ingresso. Una pubblicazione che rappresenta in qualche modo tutto il canavese, rappresenta i 158 comuni, di circa 400.000 abitanti, come è stato detto prima, ed è stata per me anche in parte una piacevole scoperta, perché io ritengo di essere uno che vive il canavese, lo conosce, pensavo di conoscerlo abbastanza bene, mi rendo conto che invece molte parti sono, ahimè, sconosciute anche a persone che magari lo vivono. Con piacere ho notato che all'interno di questa pubblicazione si vuole fare sistema, si vuole fare rete, e così quando ho visto che all'interno dei comuni non c'erano soltanto quelli che io vedevo in modo un po' stretto come canavesano, ho visto che ci sono anche i comuni, per esempio, delle valli di Lanzo, che per me sono molto importanti, anche perché diverse nostre attenzioni sono rivolte anche a questi territori, ma quando mi trovo di fronte a delle persone che mi dicono quali sono i confini del canavese, a volte mi rimane difficile spiegarlo. Però per fare questo, tempo fa mi sono imbattuto in una pubblicazione che ormai risale al 1872, di un tal Bartolotti, che ho conosciuto per quel che riguarda i personaggi canavesani, che definisce quel che era a suo tempo, perlomeno, i confini di quelli che sono il suo canavese. Ve lo leggo rapidamente perché secondo me è molto importante. Che lo trovate nella quarta di copertina della pubblicazione. Quel tratto di paese, che oggi è conosciuto col nome di Canavese, comprende tutto il circondario di Ivrea e buona parte di quello di Torino. A nord confina con le gorge della Valle di Aosta e le Alpi Graie, che lo circondano a nord-ovest. La collina della Serra lo separa a nord-est dal Biellese, altri colli e poi la Dora Baltea all'est e dal sud-est lo dividono dal Vercellese. Un poco incerti sono i confini verso l'ovest e il sud-ovest, essendo variati secondo i tempi, ma si può ritenere per estremo limite il Po, tirando poi una linea tra la Stura e la Dora Riparia, che comprenda tutta la valle di Lanzo. Bartolotti, La gita nel Canavese, 1872. Questo ci porta a vedere il Canavese come un insieme di realtà che non sono soltanto industriali, non sono soltanto turistiche, non sono soltanto artigianali, non sono soltanto italiani, sono tutto questo. Quindi il bello del nostro territorio canavesano, che è difficile da rappresentare in poche immagini, è proprio quello di poterlo vedere in diverse sfaccettature che sono riassunte, adesso le farò vedere attraverso il computer, in alcune di quelle che sono le possibili chiavi di lettura del nostro territorio.
Partiamo da queste otto immagini che in parte sono, non in parte, sono anche riportanti in quello che è il marchio che abbiamo visto prima a Canavese, con i suoi colori e con i suoi simboli che sono inseriti all'interno del logo. Vediamo, prima si è accennato l'azzurro, noi qua l'abbiamo rappresentato con il cielo, i laghi del Gran Paradiso, con le aziende, quel che prima era indicato come una rotellina, del Canavese, di tutto il territorio canavesano. Vediamo quelli che sono i manufatti, parliamo di ceramica per esempio, di Castellamonte, ma guardiamo il nostro outdoor che sono un po' le nostre montagne, i nostri itinerari, e poi anche lo sport che ricopre sempre di più una parte molto importante per quanto riguarda gli eventi che portano gente nel nostro territorio. Abbiamo gli stampaggi a canto, tutto quello che è la parte prevalentemente dell'ovest del canavese, poi abbiamo i castelli, qua abbiamo rappresentato il Castello degli Echi, che è forse quello più conosciuto e che sicuramente può essere un ottimo punto di ingresso per quanto riguarda la promozione del nostro territorio, e anche per quanto riguarda i nostri vini, qui rappresentati da un vitigno, da un vigneto, che può essere visto come l'erbaluce, il carema, cioè tutto quello che rappresenta un po' il nostro prodotto vitivinicolo, che poi è quello che viene esportato e che genera economia nel nostro territorio. Se andiamo all'interno della pubblicazione, che è anticipata da quello che è la prefazione del presidente Gea, dove parla proprio di coralità di un territorio, questo è uno degli aspetti molto importanti, che io reputo essere tra i più importanti, tutto perché lavorando insieme, facendo sistema, è possibile avere dei riscontri e dei risultati. Ed è anche un po' il frutto di quello che è un po' l'ordine con cui sono stati indicati i comuni. Non sono stati indicati per zona, per territorio, ma sono stati indicati in ordine alfabetico. Quindi i comuni tra di loro si mescolano. E in questo modo noi possiamo avere una visione di insieme di tutto il sistema che ci permette e ci, spero, incuriosisce nell'andare a vedere di ognuno di questi comuni quelli che possono essere i valori, i punti forti, i punti di maggior valore che possono essere, che devono essere trasmessi a un potenziale pubblico che vive, e il pubblico può essere anche il pubblico locale, perché prima di tutto è importante che noi stessi siamo ambasciatori del nostro territorio, per poi farli vedere all'esterno, per poi farli vedere, conoscere all'esterno, che sia questo un pubblico italiano o che sia un pubblico straniero. Troviamo quindi un indice che rappresenta la struttura del libro. La struttura del libro è una prefazione che introduce appunto il valore che può avere il nostro territorio. Abbiamo l'elenco dei 158 comuni in ordine alfabetico, quindi quando vedete il numero che c'è a fianco non è il numero di pagina, ma è il numero del comune progressivo, semplicemente un numero progressivo. E poi nella seconda parte ci sono quelle che sono le schede datoriali, chi permette di vivere in questo territorio attraverso le aziende, le industrie, tutte le realtà che sono quelle produttive, e poi quelle che sono, che rappresentano un po' tutti i lavoratori e tutta la popolazione, che sono le realtà sindacali. Dopo le vediamo poi semplicemente un po' nel dettaglio. Abbiamo una cartina, finalmente anch'io riesco ad avere una cartina che mi permette di definire il territorio, così la potrò utilizzare quando qualcuno mi chiede ma che confini ha il nostro territorio. Spero che ognuno di noi poi possa utilizzarla in modo costruttivo. E all'interno di questo un'altra cosa che mi è capitato di vedere, e che è un fenomeno anche abbastanza importante, sono quei comuni che piccoli hanno scelto di unirsi, ce ne sono stati due casi, che hanno prodotto questa realtà territoriale che mi è stato anche confermato prima, funziona. Quindi è un qualcosa che già nel piccolo fare sistema può essere un grande valore aggiunto. Senza passarle tutte 58, partiamo dalla prima. Ecco, la prima per nome capita volentieri, con grande piacere, Aglie. Aglie rappresenta un po' il nostro territorio in parte dal punto di vista del castello, è una reggia sabauda in quanto castello ducale, quindi fa parte anche di quelli che sono i percorsi UNESCO che noi abbiamo nel nostro territorio canavesano, e sono un potenziale
percorso, circuito che un potenziale visitatore può andare a vedere quando arriva nel nostro territorio. Per ognuno di questi comuni, quello che è stato inserito sono un sito, che è il sito del comune, che può essere il punto d'accesso per un potenziale personaggio interessato a scoprire cosa c'è nel territorio. Quindi è importante che all'interno di questo sito ci siano le informazioni e che le informazioni siano corrette e piacevoli da vedere. Descrizione, fotografie, contatti telefonici. Poi abbiamo inserito quello che sono la geolocalizzazione. Molte realtà sportive, molte di queste, quando hanno bisogno di sapere dove andare, è più facile dire loro quali sono le coordinate, latitudine e longitudine, che permette loro di identificare il punto all'interno di quello che è uno strumento, l'iPad, l'iPhone, il cellulare, lo smartphone, quello che si vuole. Perché in questo modo qua riesco a identificare quello e attraverso questo possono costruirsi dei percorsi, che poi possono essere costruiti dei percorsi tematici, possono essere costruiti dei percorsi semplicemente in ordine alfabetico, di vicinanza, cioè quello che può servire per incuriosire un potenziale turista. C'è poi una, sotto la fotografia, ci sono molte fotografie che sono secondo me molto belle, anche perché poi la fotografia di per sé è un po' la nostra carta d'identità, no? Quindi più bella è la fotografia, più facile è che un potenziale turista possa venire interessato da questa località. C'è una breve descrizione di quello che è il comune. Io credo che sia importante che all'interno di questa scheda non serve che sia né troppo lunga né troppo corta, serve che ci siano quelle informazioni necessarie per incuriosire, essere un pochettino da fare marketing, per la promozione del proprio territorio, mentre quelle informazioni base che possono essere utili al turista. Io quando sono andato qualche anno fa in Francia, la prima cosa che ho fatto è prendere una guida e sono andato a vedere quei luoghi all'interno delle quali c'era una descrizione che era accattivante. Poi a me interessavano i monumenti, a qualcun altro interesserà la parte produttiva, però comunque è qualcuno da rappresentare, se lo rappresenta bene in un modo adeguato a un potenziale pubblico, non quello che piace a se stesso, ma cercando di immedesimarsi in un potenziale turista, queste sono le informazioni che secondo me sono molto interessanti e che abbiamo cercato di rappresentare nel volume. Ci sono dei comuni che ad esempio quest'anno compiono 1000 anni, altri che l'hanno compiuti, altri che lo compieranno 1000 anni. Sono delle informazioni che magari ai più possono non dire niente. Però magari attraverso questo, magari ci sono degli eventi che vengono costruiti per l'occasione e quindi è importante che queste informazioni emergano in modo semplice e preciso, di modo che possano essere accattivanti per il pubblico. Successivamente, quindi sotto la parte breve, ci sono una serie di altre informazioni che sono che cosa si può trovare in quel territorio, quindi andare a visitare, piuttosto che conoscere quali sono i servizi che sono erogati. È molto importante, specialmente quando si va nei piccoli centri, conoscere che ci può essere la farmacia, l'ambulatorio, perché sono aspetti che per i turisti, determinati tipologie di turista, questi sono, dal mio punto di vista, fondamentali. Perché se uno sa che può trovare quel tipo di servizio e magari può avere esigenza per esigenze proprie, familiari, è più facile che possa andare a visitare questi territori. Ci sono poi una serie di eventi, per chi li ha segnalati, che sono anche questi molto importanti, perché ci sono dei momenti all'interno dei singoli comuni che possono essere molto importanti, perché possono essere momenti di turismo che viene nel nostro territorio, nel momento in cui viene la gente nel nostro territorio, dovrà mangiare, dovrà dormire, e di conseguenza ci sarà tutto uno sviluppo che porterà queste persone a dover cercare quelli che sono i luoghi dove potersi fermare e di conseguenza, dal nostro punto di vista, generare quello che è economia di mercato. Alla fine di ogni singola scheda ci sono poi dei contatti, dei riferimenti, telefonici, ho trovato ancora molti fax, non so se si usano ancora, però ci sono, di conseguenza li abbiamo inseriti. Indirizzi email per poter contattare quelle informazioni di base che comunque sono utili a livello di contatto per quanto riguarda i singoli comuni come punto di ingresso.
Successivamente all'elenco dei 158 comuni ci sono le altre due sezioni, una che rappresenta le schede le schede datoriali, che rappresentano quelle realtà locali che comunque contribuiscono in modo molto pesante all'economia locale, alla rappresentanza, e anche in questo contesto il fatto di avere queste rappresentanti che possono essere dei veicoli per poter andare altrove, per poter essere rappresentati all'estero o all'esterno, almeno del nostro territorio, sono fondamentali. All'interno di una di queste schede sono indicate quelle che sono le sedi canavesane, sono indicati chi sono un po' i riferimenti, che cosa fanno, i servizi che erogano, i servizi che offrono, e poi anche in questo caso ci sono i primi contatti telefonici attraverso i quali potersi mettere in contatto in caso di necessità. Successivamente ci sono anche quelle che sono le schede dei sindacati che sono presenti sul territorio, anche in questo contesto sono inseriti i contatti, i riferimenti, le sedi che possono essere presenti, che sono presenti nel nostro territorio canavesano, e anche questi sono degli organi molto importanti proprio dal punto di vista lavorativo, che quindi rappresentano non soltanto i lavoratori ma che permettono proprio di usufruire di tanti servizi che sono disponibili al cittadino. Un aspetto molto importante per quanto ci riguarda è comunque avere adesso le rappresentanti che possano funzionare, che siano rappresentative in un mondo come adesso, secondo me sono fondamentali. E in ultimo, ma non per questo meno importanti, quelle che sono una serie di ringraziamenti a quelle che sono alcune delle realtà che sono attente a questo territorio, che quindi contribuiscono a dare valore al nostro canavese e che in parte sono rappresentanti che ci portano all'estero, che ci portano sul territorio, che ci rappresentano. Quindi vediamo quello che è la Camera di Commercio, vediamo le diverse banche, vediamo il Bioindustry Park. Poi quelli che hanno collaborato all'interno di questo progetto editoriale, anche coinvolgendo delle persone che hanno fatto poi la raccolta dati, una raccolta dati molto delicata, perché comunque sono sempre informazioni che rappresentano i singoli comuni, per cui è opportuno che siano corrette. E poi anche un ringraziamento a quelle che sono quelle realtà che hanno contribuito alla realizzazione di questa pubblicazione, che le vedete appunto nell'ultima parte del libro. Io non avrei nient'altro da aggiungere, se non fate in modo che ogni amministrazione comunale, insieme alle rappresentanze locali, di associazioni, di realtà, possano convergere nel mettere in rilievo quelli che sono i valori aggiunti delle singole realtà amministrative comunali, che insieme alle altre amministrative comunali, locali, si permette di fare sistema e di fare rete, mettiamo in risalto quelli che sono i nostri valori aggiunti, la nostra carta d'identità, il nostro biglietto da visita, e facciamo in modo che tutti possano tornare da noi, possano venire da noi a vedere Canavese, prendendo come esempio, non come ogni tanto faccio anch'io, i riferimenti che posso vederli anche a volte negativi, ma lo dico in modo consapevole, quelle che sono le realtà magari vicine territorialmente, ma che a volte dà fastidio che siano più bravi di noi, no? Che siano sia verso est sia che verso ovest, parla di una regione, di uno stato, ma che invece se prendiamo spunto di quello che loro hanno da portare avanti, ci possa dare un forte valore aggiunto e aiutare questo territorio a crescere e a contribuire anche all'economia, soprattutto all'economia di questo territorio, che con quella noi riusciamo a essere tutti più contenti. Ringrazio tutti, buon pomeriggio e benvenuti a San Giorgio.